Credo che tutti abbiate sentito parlare di Bitcoin, ma lo sapete che il Bitcoin si basa su una tecnologia rivoluzionaria chiamata blockchain? In realtà la blockchain è un concetto un po' complesso, però è una vera e propria genialata che risolve uno dei problemi più difficili da risolvere nel campo dell'informatica, ovvero impedire la duplicazione di un'informazione. Infatti, i bitcoin fondamentalmente sono dei numeri, sono delle informazioni che però non devono essere duplicate. Non è che se io ho un bitcoin faccio qualche modifica e me ne creo due, me ne creo tre, me ne creo quattro. No, quella sarebbe falsificazione. I bitcoin sono assolutamente infalsificabili proprio perché la blockchain non prevede che queste informazioni possano essere duplicate. Il sistema che viene usato è una tecnica molto complessa che utilizza la crittografia per creare dei blocchi crittografati che vengono concatenati l'uno all'altro. Blockchain significa per l'appunto catena di blocchi. Ogni blocco è concatenato a quello seguente e ovviamente anche a quello precedente con delle chiavi crittografiche che sono immodificabili. Ma la cosa ancora più straordinaria è che la blockchain alla fine è un registro pubblico, insomma un database, che però non è unico ma è distribuito. Che cosa significa? Significa che di questo registro non ce n'è uno solo su un server, ce ne sono migliaia tutti uguali su un'infinità di computer, su centinaia di migliaia di computer in tutto il mondo, che hanno tutti la stessa identica blockchain. Questa cosa è molto importante perché la rende praticamente inviolabile, cioè non è che se io ho sul mio computer la blockchain la posso modificare, perché per poter far sì che la blockchain reale fosse modificata dovrei modificarla anche su tutti gli altri computer, cioè se io modifico la blockchain che c'è sul mio computer io semplicemente non ho più la stessa blockchain degli altri, ma quello che conta è la blockchain degli altri, quella distribuita, quella diffusa. Per poterla violare io dovrei riuscire ad andare a rintracciare tutta la blockchain sulla stragrande maggioranza dei computer su cui è inserita e installata e andarla a modificare. Una cosa di una difficoltà immensa, praticamente impossibile. Tant'è che dal 2009, cioè da quando è stato creato il Bitcoin, ad oggi sono stati fatti innumerevoli tentativi di violare la blockchain e nessuno ci è mai riuscito. Ricordatevi che la blockchain è pubblica, quindi è ovunque, chiunque la può maneggiare, chiunque la può avere, ma nonostante questo è inviolabile. Perché? Proprio perché è distribuita su una quantità tale di computer che riuscire a modificarne anche solo il 51% è praticamente impossibile. Innanzitutto bisognerebbe già scoprire dove sono e come fare ad entrarci. E poi, dopo, in quel caso lì, non è così semplice andare a scoprire dove sono il 51% dei computer di questi centinaia di migliaia di computer che stanno in rete su cui gira la blockchain e andarli addirittura a modificare. Vi faccio un esempio. Se voi andate sul conto corrente bancario online della vostra banca, sulla web banking, vedete che ci sono delle transazioni, no? Quello che avete ricevuto, quello che avete inviato. Ebbene, questi dati stanno sui server della banca. Fondamentalmente, chi ha accesso a quei server può andare a modificarli. Cioè, le banche non lo fanno, ovviamente, perché altrimenti non funzionerebbe niente. Però, teoricamente, sono in teoria attaccabili. Con la blockchain questa cosa non è possibile fare perché non c'è un server o un gruppo di server su cui c'è la blockchain. Questa invece è distribuita su centinaia di migliaia di computer in tutto il mondo, ovunque, che è praticamente impossibile andarle a modificare tutti. Oltretutto, gira su un software che si basa su una cosiddetta rete P2P, rete peer-to-peer, come quella famosa dei tempi di Napster o attualmente come quella di BitTorrent. Quindi che cos'è una rete P2P? È una rete fatta da tanti computer, tutti uguali, tutti pari tra di loro, cioè non c'è un centro, non c'è qualcuno che comanda. Quindi non è che per modificare la blockchain basta andare a scoprire qual è il server centrale e andarlo a modificare, perché il server centrale non c'è. Tutti i computer su cui è installato il software che fa girare il Bitcoin, il cosiddetto full node, su tutti quei computer c'è l'intera blockchain e tutti sono uguali. Ne bastano due praticamente per farla funzionare e in realtà, essendocene così tanti, è impossibile andare a modificarli tutti. Ora, essendo distribuita, essendo che chiunque può installarsi un full node sul proprio computer e farci girare dentro l'intera blockchain, in realtà è anche pubblica, completamente pubblica, e ora ve la farò vedere.
Allora, questo è il sito di riferimento della community dei Bitcoiners, bitcoin.org. Qua però ci sono tante informazioni, tante risorse, ma non c'è la blockchain. Ci sono degli altri siti chiamati Explorer che consentono di vedere la blockchain. Io vi segnalo questo, che è il più conosciuto che c'è, blockchain.info. Ebbene, su blockchain.info c'è praticamente l'intera blockchain, qui, partendo dai blocchi. Questo è l'ultimo blocco che è stato praticamente aggiunto alla catena, questo quello precedente, questo quello precedente, eccetera, eccetera, eccetera. E ogni blocco si può cliccare e si può andare ad analizzare, perché come vi dicevo prima, tutta la blockchain è pubblica. Quindi in questo caso questo è un blocco che ha movimentato questi bitcoin che è stato confermato a questa data, eccetera, eccetera, eccetera. Ad esempio, scorrendo, poi possiamo scoprire tutte le transazioni in Bitcoin che sono inserite in questo blocco e sono tante, saranno più o meno qualche migliaio. Per ogni transazione noi possiamo sapere chi l'ha inviata, cioè il wallet Bitcoin da cui è partita questa transazione e dove è arrivata e anche quanti Bitcoin sono stati inviati. In questo caso questo wallet ha inviato questi Bitcoin a quest'altro wallet e questi Bitcoin a quest'altro wallet. Quindi tutta la blockchain è pubblica, tutte le transazioni in Bitcoin sono pubbliche e anche se noi andiamo a cliccare su un singolo wallet, vediamo anche tutta la storia di quel wallet perché è tutta pubblica, quindi questo wallet non sappiamo di chi sia. Comunque, questo wallet in questo momento c'ha 31,4 bitcoin, che sono tanta roba, e nella sua storia ha ricevuto 236 transazioni per un totale di più di 2.400 bitcoin ricevuti. Ovviamente, poi ci sono anche quelli inviati, e qua c'è tutto l'elenco di tutte le transazioni relative a quel indirizzo, cioè a quel wallet. Come dicevo prima, è pubblica ma è anonima, cioè noi sappiamo qual è l'indirizzo del wallet, la chiave pubblica di quel wallet, ma non sappiamo a chi appartiene. È ovvio che se noi sapessimo a chi appartiene, noi sapremmo tutte le movimentazioni che ha fatto quella persona su questo wallet. Ricordatevi che chiunque può avere tutti i wallet che vuole in Bitcoin, ok? Non uno solo, quindi questa persona potrebbe avere questo wallet e potrebbe averne anche tanti altri. Un'altra cosa interessante è che tutte queste transazioni, una volta che vengono inserite nei blocchi, e questi blocchi vengono confermati con la chiave crittografica, sono irreversibili. Quindi la blockchain è inviolabile e le transazioni in esse inserite sono irreversibili. Questo la rende davvero uno strumento straordinario, anche perché, come abbiamo detto prima, è distribuita, non c'è un proprietario, non c'è qualcuno che possa intervenire per modificarla, semplicemente è distribuita, la usano in tanti e chiunque la usa praticamente l'accetta così com'è. Ma allora, perché è così tanto rivoluzionaria? Beh, prima cosa l'abbiamo già detto, praticamente non ha un capo, non ha un gestore, non ha un soggetto che la manipola, insomma, è totalmente libera, totalmente pubblica e chiunque lo usi praticamente ha lo stesso potere di chiunque altro la usi, non c'è un centro, non c'è qualcuno che comanda. Ma oltretutto consente anche di gestire transazioni abbastanza veloci e abbastanza economiche. Dico abbastanza veloci, abbastanza economiche perché nel caso del Bitcoin le transazioni richiedono circa 10 minuti, cioè ogni nuovo blocco richiede 10 minuti per essere aggiunto alla catena, quindi non è proprio velocissimo. Però ci sono altre criptovalute che usano la stessa tecnologia che invece sono molto veloci, alcune addirittura bastano pochi minuti o pochi secondi. E dico che sono abbastanza economiche perché in realtà proprio il fatto che in Bitcoin le transazioni, i blocchi siano po relativamente pochi fa sì che le transazioni che possono essere inserite non sono molte e quindi ultimamente viene richiesta una fee, cioè una commissione, un costo per inserire una transazione all'interno di un blocco. Invece con altre criptovalute è diverso, nel senso che possono gestire molte più transazioni e quindi i costi sono anche molto molto più economici, se non addirittura gratuiti. Ma la cosa veramente straordinaria è che si può applicare a qualsiasi registro pubblico, non solo ai Bitcoin, non solo alle criptovalute. Che ne so,
Il catasto è un registro pubblico. Si potrebbe creare un catasto basato su blockchain, in cui ci sono tanti full node, cioè tanti software che gestiscono questo registro pubblico, che a quel punto sarebbe inviolabile, veloce e distribuito, e pubblico ovviamente. Altra cosa potrebbe essere il PRA, il registro delle automobili, il pubblico registro delle automobili. Stessa cosa, si potrebbe gestire con una blockchain pubblica. Oppure addirittura la borsa. Dovete sapere che, ad esempio, la borsa di Sydney ha fatto sapere che implementerà un nuovo sistema per ovviamente la gestione degli scambi in blockchain, cioè con una blockchain che consentirà di rendere tutto molto più semplice, molto più veloce e anche molto più sicuro. Le applicazioni sono veramente tantissime di quello che si può fare con la blockchain, cioè ogni volta che si ha a che fare con un registro pubblico, metterlo online con una blockchain oramai è diventata una cosa relativamente semplice, ma soprattutto estremamente potente, proprio per tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Tant'è che questa viene definita una tecnologia disruptive, cioè una tecnologia che si diffonderà andando a cambiare moltissime cose proprio perché è un enorme passo avanti rispetto allo stato attuale. Ricordatevi che per la prima volta è possibile avere un'informazione informatica non duplicabile. Pensateci bene, quanto è facile, che ne so, prendere un file, una foto, un video, un testo, qualsiasi cosa e farne una copia. Ebbene, con blockchain, una volta che un'informazione inserita nella blockchain non può essere duplicata. Ora, io spero di avervi dato un quadro generale e semplificato per farvi capire un pochettino che cos'è la blockchain e come funziona. Sappiate che in realtà, se volete approfondire, l'argomento è molto tecnico, molto complicato e molto più profondo di quello che io non vi abbia detto. Io ho cercato ovviamente di semplificare, di farvela semplice, di farvela facile. In realtà, se qualcuno di voi invece volesse approfondire ancora per capire meglio, per capirne le reali enormi potenzialità, dovrà mettersi lì e studiare, e probabilmente anche studiare molto, perché dal punto di vista informatico è davvero, davvero complicato. Come al solito, se invece avete domande, mi scrivete via mail, tanto io vi rispondo. Ciao!